la professoressa Giorgia Salatiello, è professore ordinario della Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Gregoriana. Ha pubblicato, ha pubblicato moltissime opere, ma cito questa perché è estremamente inerente al lavoro che ci presenterà oggi, e che da cui titolo La differenze sessuali, un itinerario di riflessione. Oggi la sua relazione sarà da un titolo molto intrigante: c'è una coscienza incarnata al maschile o al femminile? Che ho visto per molti aspetti fondamentali si ricollega, anche se un altro tema, un altro ambito a quello che collega. Ci sono alcuni concetti di fondo, per esempio l'essere in situazione con il quale si è avviato alle conclusioni, che ritroviamo in pieno anche in quello che dirò io. E anche quello che intendo dire io inizia mosso dalla preoccupazione fondamentale che già aveva richiamato Daniela, quella di evitare qualunque forma di dualismo. La mente, lo spirito e il corpo dall'altra parte. Però ecco l'ulteriore preoccupazione che motiva il mio intervento. Evitare il dualismo è fondamentale, ma non è sufficiente. Evitare il dualismo è un'operazione che richiede di essere compiuta su di un piano di assoluta concretezza, se no rischiamo di restare con le astrazioni, il logos di qua, la corporeità dall'altra. Io la corporeità per strada non la incontro mai, io incontro dei corpi, non la corporeità. Ma quando incontro dei corpi, attenti bene, proviamo a riformularlo perché parliamo degli esseri umani, quando incontro delle persone, neppure questo è concreto, dire che ho incontrato una persona. Ecco, si è aperta adesso la porta, è entrata una donna, io non dico è entrata una persona, e là si sta muovendo un uomo, stiamo arrivando al massimo livello possibile di concretezza, o siamo donne o siamo uomini, prescindiamo da tutta una serie di ulteriori attualissime problematiche a cui vi farò un breve cenno, ma questo è il contesto di riferimento. Allora, se siamo donne o siamo uomini, e se vogliamo evitare di intendere la coscienza come qualcosa di astratto, ma vogliamo considerarla nell'aspetto fondamentale della sua incarnazione, noi ci dobbiamo immediatamente porre una domanda. Questa incarnazione della coscienza avviene al maschile o al femminile, che come abbiamo visto è l'ultimo livello della concretezza, se non vogliamo ricadere nell'astratto, oppure il fatto di essere donne e uomini è rilevante rispetto alla concretezza della coscienza incarnata? Ecco l'interrogativo. Come vedete, si tratta di un interrogativo che anche risponde a un'esigenza, quella di una visione antropologica assolutamente integrale, che non lasci fuori nessun pezzo del soggetto. Poi il letto di Procuste, se non ci sta quello che non ci sta lo tagliamo. No, dobbiamo metterci dentro tutto. E allora questa dimensione del maschile e del femminile è urgente che venga affrontata. Evidentemente quindi andiamo per eliminazione e prepariamo il terreno di quello che cerchiamo di dire. Quando parliamo di coscienza, parliamo non di coscienza in quanto coscienza morale, non ci riguarda qui, ma parliamo di coscienza in quanto consapevolezza. Leggo una riga per capire in che senso qua assumo coscienza. Ecco, la coscienza è piuttosto una conoscenza in cui il soggetto conoscente, conoscendo, possiede se stesso
e la propria conoscenza. È quell'essere io che conosco, la citazione è di Karl Rahner. Quindi, qui il riferimento alla conoscenza, attenti però, se il riferimento alla conoscenza è a qualunque atto umano, perché non c'è nessun atto umano propriamente umano, tranne magari il gesto di mandare via una mosca, che non implichi un atto conoscitivo. Quindi parlare di conoscenza significa parlare di qualunque attività umana, perché la conoscenza vi è sempre implicata. Ecco quindi che in questa accezione coscienza, anche se non è un'identificazione piena, equivale ad autocoscienza. E allora, sempre per sgombrare, come dicevo prima, il campo da equivoci, dobbiamo eliminarne altri due. Uno, non è la coscienza in questi termini, ma un'intuizione introspettiva, il famoso guardarsi l'ombelico, un'intuizione introspettiva che io possa attuare prescindendo dal rapporto con il mondo in cui sono immersa. Ecco, anche qui c'è qualche cosa che ci ricollega all'intervento precedente. D'altra parte, non è neppure un ragionamento discorsivo, non siamo ai livelli, poi vedremo cosa succede, ma non siamo ai livelli della razionalità discorsiva e concettuale. Ci riferiamo a qualcosa di anteriore. Ora, abbiamo appena fatto riferimento alla relazione col mondo, quando abbiamo escluso che possa essere un atto di intuizione introspettiva. Ma allora, è la relazione al mondo il primo passo, il primo momento da cui sorge la coscienza? È ineliminabile la relazione al mondo, è fondamentale, ma non è l'ultimo fondo da cui essa sorga. L'ultimo fondo da cui la coscienza sorge è una presenza di sé a sé. D'altra parte, questa presenza di sé a sé è proprio la condizione del rapporto col mondo, con l'esteriorità. Altrimenti ci sarebbe uno stato fusionale che mi impedirebbe di cogliere l'alterità in quanto alterità. Sarebbe tutta una propaggine del soggetto. Quindi presenza, dicevo, di sé a sé. Altra ulteriore specificazione di quello che ho detto, perché ho escluso che il rapporto col mondo sia la condizione sine qua non della coscienza. C'è, ma non è quello fondante. Qualcuno mi potrebbe obiettare che oggi pensiamo a tutte le correnti di filosofia dialogica, qualcuno mi potrebbe obiettare, ma ciò da cui la coscienza sorge è il rapporto di un io con un tu. La coscienza si attua nel rapporto interpersonale. È vero, la coscienza si realizza al suo massimo livello nel rapporto interpersonale, ma d'altra parte, che l'io si colga come io è una precondizione dello stesso rapporto interpersonale. Leggo un'altra riga. La coscienza dell'io è richiesta per cogliere il tu, che come tu non è nulla se non il rapporto all'io. È questa presenza di me a me che mi consente di cogliere l'altro umano come uguale a me, avente la stessa realtà, appunto, umana. La citazione era di Joseph de Finance. Allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire
che senza rapporto al mondo, a maggior ragione senza rapporto interpersonale, non c'è piena estrinsecazione della coscienza di sé. Però il soggetto non deve cercarsi nel mondo, ma si trova presso di sé proprio nel momento in cui entra nel mondo, si gioca tutta la sua soggettività nel rapporto con il mondo. Questa presenza di sé a sé, se non vogliamo però smentire quello che abbiamo detto, cioè che la coscienza non è un'intuizione, dobbiamo chiarirla. Non è intuizione, perché? Perché non mi offre un contenuto. È qualcosa di atematico, è qualcosa di preconcettuale, da cui poi si svolge, si sviluppa quello che possiamo proprio indicare come un movimento. È il movimento della conoscenza. Il soggetto si porta sull'altro da sé. Ma con questo portarsi sull'altro da sé, come dicevamo con la prima citazione, possiede se stesso, come colui che esce, che va incontro. Attenzione, non si tratta di due atti distinti, uno di conoscenza e uno di coscienza. Siamo incapaci di due cose contemporaneamente. Purtroppo, molto spesso ci sarebbe utile, però non ci riusciamo. È lo stesso atto della conoscenza dell'oggetto, ma qui dobbiamo fare una precisazione, che riporta al soggetto. Qual è la precisazione fondamentale? L'oggetto e il soggetto non preesistono a questo atto. L'oggetto diventa tale solo nel momento in cui si contrappone a un soggetto, il quale è sempre un soggetto in relazione a un oggetto. Altrimenti ci sono io e una cosa, ma soggetto e oggetto sono due concetti relazionali. È lo stesso atto che mi dà conoscenza dell'oggetto e coscienza di me. Qui potremmo tornare a una formula fondamentale che troviamo già in Tommaso d'Aquino, la reditio subiecti in se ipsum, il ritorno del soggetto su di sé, dove è chiaro che il movimento è unico. Allora, dicevo, l'impossibilità di due cose contemporaneamente. Il soggetto non si pone davanti a se stesso, quasi oggettivandosi, ma la coscienza, attenti, è qualcosa che si svolge, per così dire, alle spalle del conoscente, il quale tiene lo sguardo puntato sull'oggetto e non su di sé. Davanti c'è il mondo, alle mie spalle, forse io correggerei dicendo nella mia profondità, c'è questa consapevolezza. Di nuovo era una citazione di Heidegger. Ecco quindi che da questo che abbiamo brevemente accennato è emerso qualcosa di fondamentale per tentare di proseguire in questa analisi della coscienza incarnata e poi chiederci se è maschile o femminile. È emerso il legame inscindibile della coscienza con la conoscenza. Allora, se vogliamo cercare di cogliere di più da vicino la realtà della coscienza, soffermiamoci un attimo su quella della conoscenza.
prima notazione, noi non conosciamo mediante idee innate. La nostra mente è la famosa tabula rasa di cui parlava già Aristotele. Non abbiamo idee innate, abbiamo innati i primi principi, il principio di identità e tutto che è maggiore della parte, ma i primi principi non danno contenuti, sono solo degli strumenti per poter conoscere. Tutto il resto, tutto quello che conosciamo, non è quindi a priori, ma a posteriori. Come dicevamo, viene dall'incontro con il mondo. Ma noi il mondo, come e dove lo incontriamo? Lo incontriamo mediante la percezione. Lo incontriamo mediante quella percezione che è la prima forma di organizzazione strutturata dei dati sensibili. Noi solo in sede analitica parliamo di singole sensazioni, ma per me questo non è qualcosa di liscio, marrone, che se lo batto da un certo tipo di suono. È un oggetto, oltretutto a livello umano c'è già anche un concetto per cui lo chiamo tavolo, ma già l'unità della percezione unifica le singole sensazioni. Ma parlare di percezione nel suo radicamento nella sensibilità corporea, di che cosa ci porta a parlare? Appunto del corpo. Qua siamo già, non dico a metà strada, ma un buon tratto l'abbiamo fatto, perché stiamo verificando che anche quando parliamo della conoscenza propriamente umana, dobbiamo fare i conti con il corpo. Non è un atto intellettivo di un puro spirito disincarnato, ma ogni atto intellettivo conoscitivo ha la sua precondizione nella percezione sensibile, quindi nel corpo. Se su questo non ci sono difficoltà, il passo ulteriore diventa immediatamente una logica conseguenza. E dicevo, per evitare quelle astrattezze che potrebbero derivare dal considerare così la corporeità, che come dicevo non incontro mai per strada. Il corpo umano, come mi si presenta immediatamente? Mi si presenta come un corpo sessualmente differenziato, perché la differenziazione sessuale non riguarda solo i caratteri sessuali primari e secondari, ma riguarda tutta intera la corporeità, appunto, del soggetto. E se abbiamo visto che la conoscenza e quindi la coscienza non può attuarsi senza la corporeità, è chiaro che è implicata, è chiamata in causa anche la sessuazione di questo corpo, che non è un'aggiunta, è la realtà del corpo stesso. Per cui potremmo dire, ecco, un'altra affermazione lapidaria, ma che mi sembra utile, che questa differenziazione attraversa dal basso in alto, o forse piuttosto dall'alto in basso, l'essere umano tutto intero, carne e spirito. Di nuovo De Finanze, ed è molto significativa questa autocorrezione, perché attraversa dal basso in alto
dai caratteri sessuali alle dimensioni superiori, o forse piuttosto dall'alto in basso. Cioè quello che caratterizza una sessuazione, una sessualità propriamente umana. Basta qui ricorrere al linguaggio per capire cosa sto dicendo. Io sono senz'altro una femmina e lui è senz'altro un maschio. Però perché di noi due e non dei miei due gatti possiamo dire che io sono una donna e lui è un uomo, che qualcos'altro? E questa è la correzione che l'autore fa dicendo dall'alto in basso. Quel di più che non nega il radicamento corporeo della sessuazione, ma che lo integra in qualcosa di più ampio. Altrimenti non avrebbe senso parlare di uomo-donna, basterebbe maschio-femmina. E ci viene da ridere se lo applichiamo a una coppia di animali, uomo-donna. Allora, se il corpo entra, mediante la percezione, nel processo conoscitivo, e se il corpo è sempre ineliminabilmente un corpo sessuato, allora, ecco, potremmo dire che ne consegue, cito, necessariamente che la nostra conoscenza come rapporto intenzionale al mondo sia una conoscenza in generale per lo più sessuata. Questa è una citazione da Carmelo Vigna. Quindi già la nostra conoscenza è in generale per lo più, perché qui non stiamo facendo una casistica, una conoscenza sessuata. E questo stesso autore, poi proseguendo, parla proprio di una curvatura che la sessuazione implica all'attuazione concreta della conoscenza in quanto maschile o femminile. Quindi, se come abbiamo visto, la coscienza come coscienza di sé accompagna sempre la conoscenza, e se la conoscenza è sempre in questo modo sessuata, lo è anche la coscienza di sé. Apparentemente avremmo già risposto alla domanda posta con il titolo. Perché? Perché siamo arrivati a poter trarre una conclusione che la coscienza presa in sé non è né maschile né femminile, ma è quel vertice delle capacità umane che consente al soggetto di dire io. Ma siccome d'altra parte il soggetto è sempre incarnato al maschile o al femminile, quindi la coscienza è declinata al maschile o al femminile. Questa è già la risposta alla domanda, ma si rendono necessari due ulteriori approfondimenti per non restare su un piano che di nuovo peccherebbe di astrattezza. In primo luogo, non ci si può sottrarre per questo tema della coscienza incarnata al maschile e al femminile con gli apporti delle più recenti ricerche nel campo delle neuroscienze. E non è possibile neanche sinteticamente tracciare un panorama degli studi sul cervello per quello che si riferisce alla sua eventuale sessuazione, perché c'è tutta una gamma, c'è tutto un ventaglio di posizioni che vanno
dalla decisa affermazione di una sessuazione del cervello a quelle di chi nega qualunque differenza. Quindi neppure sinteticamente possiamo cercare di tracciare un panorama. Però è senz'altro importante e utile avere presente questo panorama. Allora, differenze nel cervello sono senz'altro riscontrabili a livello di struttura anatomica e di modalità di attivazione, il dialogo tra i due emisferi, eccetera. D'altra parte, ma qui apriamo un discorso complesso, non si può negare l'influsso degli ormoni sul cervello. Non è però dimostrato il livello, il grado di incidenza, si discute molto, dell'influsso ormonale a livello delle funzioni cerebrali superiori. Questo è un campo ancora aperto. Come vedete però c'è tutta una mole di studi e di ricerche che ci hanno portato ben più in là da quando all'inizio si aveva voluto dimostrare l'inferiorità femminile in base al peso minore del cervello. Il cervello femminile pesa meno, ma è chiaro che da porre in relazione alle dimensioni corporee a vari fattori. Se pensiamo a quello che diceva Leonardo da Vinci, dai primi esami di cervelli, l'aveva descritto come un cavolfiore gelatinoso. Quindi siamo senz'altro a una fase ancora iniziale, le ricerche delle neuroscienze vanno avanti di giorno in giorno, però qualche cosa si è già fatto. Allora, il cervello è femminile e maschile oppure no? Qua c'è da tenere subito conto di un fattore fondamentale, cioè che il cervello umano non è una struttura fissa, rigidamente programmato. Ma casomai, se vogliamo parlare di programmazione, dobbiamo parlare di una programmazione in funzione dell'interazione con l'ambiente. Di nuovo arriviamo a uno dei punti che evidenziava Daniela introduttivamente, non out-out, ma è tetto. Il cervello è qualcosa che noi ci troviamo, ha una sua programmazione, ma proprio per il rapporto con l'esterno, cioè non genetismo contro ambientalismo, ma integrazione di due prospettive. Allora, questo era il primo punto che dicevo dovevamo prendere in considerazione per integrare quella che era apparentemente sembrata una risposta già data al titolo. Ma qui penso che abbiate già capito qual è il secondo punto che dobbiamo prendere in considerazione per evitare un'altra dicotomia dualistica. Se il cervello è programmato in funzione dell'interazione con l'ambiente, contro cosa andiamo a sbattere? Contro il rapporto tra natura e cultura. Il cervello è senz'altro ciò che è dato, la natura. La cultura è l'ambiente, ma in quanto ambiente propriamente umano. Quindi un ambiente per ciascuno di noi, dato e da farsi, appunto
in una continua interazione. Allora, questo dibattito sul rapporto tra natura e cultura vede anche degli schieramenti rigidamente contrapposti. Oggi è molto forte la posizione di chi, per difendere, ed è giusto, la molteplicità e la varietà di ciò che è culturale, ritiene di dover negare un concetto di natura in quanto natura umana, in quanto il concetto di natura farebbe pensare a qualcosa di statico, di rigido, di immodificabile, quindi contrario a quel valore che oggi si riconosce alla libertà. In realtà è il concetto di natura, che non è questo che ho prospettato adesso, ma la natura in quanto natura umana è una struttura permanente, sì, ma è a priori della cultura. Perché? Perché è un principio di dinamismo. La natura è naturalmente culturale. E le culture al plurale sono ciascuna una realizzazione particolare di quella capacità universalmente umana che è la cultura. Quindi vedete la tensione cultura-culture. La cultura è una capacità universalmente umana, le culture ne sono le attuazioni, nella storia, in situazione. Allora, questo ci porta immediatamente a cogliere un aspetto del nostro problema. Tutte le culture hanno sempre riconosciuto la dualità dei sessi, però l'hanno letta e codificata in modi anche tra loro profondamente differenti. Vedete la tensione tra ciò che è universale e ciò che è particolare. Questo ci può portare immediatamente a dire due parole, ma ne dico solo due, se no poi facciamo notte qui, sul problema dell'altra contrapposizione che va superata, non un out-out, ma un et-et, quella tra un rigido essenzialismo biologistico, per cui il sesso biologico dice tutto della differenza donna-uomo, e d'altra parte un radicale costruttivismo socioculturale. Per cui sembrerebbe allora che la differenza è solo un prodotto, una costruzione socioculturale, e in quanto costruzione può essere liberamente, a proprio piacimento, decostruita. Abbiamo qui il problema, oggi lo sentiamo pure per radio, tutti i giorni ci bombardano della contrapposizione sesso-genere. Fino agli estremi limiti decostruzionisti del queer, il massimo della fluidità. In realtà, questa è l'accezione che io propongo, non ha certo un valore dogmatico, ma sesso e genere io li vedrei come due cerchi concentrici. Il centro è il dato originale. Il sesso è il cerchio più piccolo, tutto quello quindi che è corporeo e psicologico. Il genere, sempre con lo stesso centro, è tutto quello che a partire da questo è costruito socialmente e culturalmente. So benissimo che non è una visione universalmente condivisa, invece chi propone ad esempio un radicale sganciamento, ma è quella che a me sembra più corretta.
questo modo, a questo punto, riguardo alla differenza, inserendola nel contesto delle considerazioni su natura e cultura, ne viene fuori che la differenza, come dicevo, è un dato originario, ma che può essere letta in una molteplicità di forme corrispondente alla molteplicità dei contesti culturali, ognuno dei quali integra il differire dell'uomo e della donna nel proprio sistema di riferimento. A questo punto veramente possiamo tornare al titolo e avviarci ad una risposta che però sia articolata il più possibile, non riduttiva. Così come, l'avevo già accennato, ma qui è fondamentale, deve essere articolata e non riduttiva l'antropologia a cui interno ci poniamo. Come vedete, abbiamo cercato di toccare tutte le dimensioni dell'essere umano: conoscenza, coscienza, libertà, corpo sessuato. Solo all'interno di una visione antropologica unitaria e articolata si può dare risposta alla domanda posta con il titolo. Questa è la prima cosa. E solo in un'antropologia del genere si può riuscire a tenere insieme, come accennavo adesso, ciò che è universalmente umano e cioè e ciò che è culturalmente particolare, senza fratture, senza contrapposizione. Allora, risposta finale, conclusiva alla domanda posta con il titolo, che naturalmente implica che si tenga conto dei vari passaggi fatti. Se su qualcuno di questi non si è d'accordo, il dibattito poi lo può mettere in evidenza, è chiaro che salta anche la conclusione. Però io provo a proporla. Ecco quindi che l'autocoscienza, come capacità originariamente umana, non è né maschile né femminile, ma è necessario considerare che il maschile ed il femminile non esistono astrattamente presi, bensì solo in quanto caratterizzanti quei soggetti concreti che sono uomini e donne. Di nuovo, il maschile non esiste. Esistono gli uomini. Ecco, rispondendo dunque in modo sinteticamente esplicito alla domanda del titolo, si deve affermare che la coscienza di sé in se stessa non è maschile o femminile, ma solo umana, mentre d'altronde essa esiste solamente in soggetti che per la loro spiritualità incarnata sono uomini e donne, e pertanto è sempre maschile o femminile, segnata dalla differenza e dalla diversità dei concetti culturali, dei contesti culturali, quindi incarnata, ma non solo incarnata, anche situata. Questo mi sembra che a un primo livello di approccio è quello che può risultare riguardo all'interrogativo sulla differenziazione della coscienza. Grazie.